Con il tecnico del Pescara Gaetano Oteri per commentare questa vittoria, importante per la classifica, ma io direi anche importante perché il Pescara ha dato continuità anche dal punto di vista del gioco e della solidità. Ma questo lo facciamo da un po' di tempo, della solidità. Abbiamo fatto un errore, forse di poca attenzione, di poca concentrazione, abbiamo preso un gol su una situazione leggibilissima, probabilmente la partita era finita, probabilmente abbiamo perso un po' l'attenzione, ma non deve avvenire questo. Però poi nel complesso abbiamo fatto una buona gara, come ci capita da tanto tempo. Abbiamo trovato un avversario che ha cercato di giocare, lo abbiamo aggredito, abbiamo chiuso, siamo ripartiti, abbiamo fraseggiato, abbiamo costruito, abbiamo anche sprecato, abbiamo concesso poco. Vabbè, una vittoria importante perché era fondamentale vincere, ma farlo bene era altrettanto importante, credo che l'abbiamo fatto bene. L'assetto dall'inizio, perché ieri in conferenza aveva detto chiaramente a Rauti chiedo di più di fare l'attaccante, quindi Rauti più alto, Pontissu un po' più a coprire sulla parte sinistra del campo, una sorta di 4-3-3 oggi. Ma no, ma Pontissu è un giocatore che in questo momento è molto bravo con la palla fra i piedi, molto meno bravo negli inserimenti senza palla, ma perché non ha una condizione fisica ottimale, per cui se Rauti si tiene largo, Pontissu può attaccare questo spazio, se Rauti viene dentro, Pontissu si può defilare e accompagnare l'azione lateralmente. Ma a parte queste cose qui, abbiamo vinto questi piccoli dettagli, abbiamo vinto una partita con merito, giocando un buon calcio. Sì, magari, siccome siamo alla quinta partita in 20 giorni, i ritmi non sono stati altissimi durante la gara, però in alcuni momenti lo abbiamo fatto. Quando avremo tempo per lavorare, adesso avremo qualche giorno in più, ma poi si ritornerà di nuovo a giocare queste partite che sono veramente uno stiricidio, insomma non è facile farle, però noi dal punto di vista fisico stiamo bene, abbiamo messo benzina prima. Rispetto a Modena ha cambiato due uomini, uno per forza perché Drudi era squalificato, diciamo anche l'altro per forza perché Cernigoi è entrato Blanuta, quindi non era probabilmente disponibile. Questo significa, se per 9 undicesimi ha confermato gli uomini, che oramai è questo l'assetto base del Pescara da qui alla fine? Ma sì, ma noi faremo sempre questo, ma l'ho già detto prima, la motivazione è tante altre volte prima, la motivazione sta nel fatto che avendo tanti giocatori di qualità in mezzo al campo, c'è fuori pure Memusciai, ora mi auguro che la settimana prossima possa rientrare. A proposito, Giambo? Giambo e Memusciai dovrebbero essere quasi pronti, però poi Giambo negli ultimi giorni ha avuto un piccolo affaticamento, quindi abbiamo preferito non rischiare. Le nostre qualità migliori sono lì, per cui non è un problema cambiare modo di stare in campo ed essere sempre ordinati, avere idee, perché questo credo che lo facciamo. Le do l'auricolare, così può sentire lo studio con Massimo Profeta e Fabio Ferraresi. È rimasto sorpreso dalla vittoria dell'Olbia a Modena, a proposito, perché l'Olbia è il prossimo avversario del Pescara. Vabbè, ma l'Olbia è una buona squadra, pensiamo ai fatti nostri, ognuno ha i propri problemi. Un po' l'ho vista la partita, ma francamente dare giudizi è sempre antipatico, ma l'Olbia è una buona squadra. Studio. Sì, intanto nessuna domanda difficile, sì. Mister, buonasera. No, le volevo solo dire. Ma guarda che le puoi fare le domande difficili. No, assolutamente. No, va bene, poi capire le mie risposte, Massimo. No, le volevo fare intanto i complimenti perché secondo me dal punto di vista psicologico, poi cedo la parola naturalmente a Fabio per una domanda tecnica. Dal punto di vista psicologico c'erano delle insidie, no? Perché si veniva da un epilogo beffardo, ingiusto di Modena, insomma, non era semplicissimo trasformare quella rabbia in energia positiva, la squadra ci è riuscita, no? Ma evidentemente abbiamo qualche qualità, insomma, credo che questo è un gruppo che ha qualità, poi abbiamo anche dei limiti perché alla fine avremmo potuto evitare di prendere quel gol sciocco, qualche altra volta abbiamo preferito continuare a fraseggiare, a non buttare via il pallone quando invece in alcuni momenti questa palla va messa fuori dal campo, anzi io dico ogni tanto il pallone bisogna proprio scoppiarlo, non è che si può pensare sempre di giocare, quindi qualche limite da questo punto di vista ce l'abbiamo, però poi abbiamo tante altre positività, anche dal punto di vista fisico stiamo bene, ecco. Ferraresi, poi dobbiamo lasciare Oteri. No, io al mister sulla partita c'è poco da dire, faccio i complimenti perché è stata preparata in maniera proprio veramente perfetta, è difficile trovare una cosa che oggi non ha funzionato. Le volevo soltanto chiedere, dall'alto della sua esperienza, se i giovani che al Pescara in organico lei
visto che è da tanto che allena, i Veroli, i Sorrentino, i Pompetti, gente che è cresciuta nel settore, pensa che possano fare una carriera importante, perché secondo me sono dei giovani che stanno dando tanto a questo gruppo. Ma guardi che siccome li alleno tutti i giorni e so bene le qualità, poi giocano, ma soprattutto per la mentalità, sono ragazzi che se stanno con i piedi per terra e continueranno a lavorare come lavorano, quindi con grande perseveranza, grande attitudine, grande voglia di lavorare e di crescere, di migliorare, certo che siccome hanno qualità sono ragazzi destinati a una carriera importante. Io me lo auguro, glielo auguro.